ogni volta che noi usciamo da Viewport Canvas, per un'opzione impostata come Save Textures nelle Options, tutto ciò che riguarderà le modifiche che noi abbiamo creato sarà automaticamente salvata in questa Textures, vale a dire nella Textures con estensione Photoshop, eccola qua, che noi abbiamo creato. Importante è comprendere che anche se non si salva il file di 3ds Max, all'uscita del programma di Canvas la Textures viene aggiornata. Se vogliamo fare degli esperimenti e non vogliamo rischiare di sovrascrivere questa Textures, o facciamo due file con due texture differenti, o disabilitiamo Save Textures e quando usciremo dal Viewport Canvas la Textures non sarà salvata. Oppure creiamo differenti layer e teniamo i layer che riteniamo più corretti attivi e una copia di questo layers, come ad esempio Duplicate Layer, pronti per essere rimpiazzati in caso di errori. Ora creiamo sulla fiancata delle fiamme. Facciamo un nuovo layer. Fuoco fiancata R, che sta per right. Possiamo importare una parte di files come abbiamo già visto, oppure possiamo procedere con diverse metodologie. Una è quella del clone, una è quella del brush image attraverso dei preset già pronti. Osserviamo le due metodologie, quali sono le differenze. Avremo bisogno di command panel modalità right. Creiamo un plane con le coordinate General Maps Coordinate attive. I file disponibili, è disponibile un file che si chiama fuoco fiancata, ha una dimensione di 826x367. 862, scusate. Prendo il file, lo porto direttamente sull'oggetto e poi scalo questo oggetto. Move, portiamo qua. Lo dobbiamo modificare per quanto riguarda il suo asse. Così lo portiamo davanti, eccolo. Quindi bene o male ha una dimensione di questo tipo. Lo scaliamo ancora un pochettino, è una specie di reference, di riferimento. Move, lo portiamo qua sotto. Ok, usiamo uno strumento di clonazione che si chiama clone. Adesso quando io riattivo lo strumento, eccolo qua, lui mi dice dove vuoi fare il clone. Voglio farlo sempre sul file di Photoshop che ho già creato, sulla fiancata, e il clone ha delle opzioni che potete trovare all'interno di questi rollout, ne sono diversi che poi vedremo insieme. Qui abbiamo clone source, la sorgente del clone, nel layer corrente, in tutti i layers o nella viewport. Che cosa significa? Che ora io posso clonare un qualsiasi oggetto della viewport e riportarlo direttamente
sulla affiancata dell'auto. Inoltre queste modalità hanno la possibilità di ribaltare con un effetto di mirroring l'effetto di clone con la X, la Y e la Z. Facciamo prima un effetto più forte e poi facciamo il mirror, così comprenderete meglio. Premiamo il tasto Alt e facciamo un clic sull'immagine. Come sempre è importante stabilire l'opacità, è importante stabilire il raggio perché lui si muove in base al raggio, è importante stabilire anche l'effetto di durezza del pennello. Ok, quindi da questo momento in poi io quando faccio un clic, ecco, vedete che cosa succede. Lui comincia a lavorare su questa area. Se non mi piace faccio un Ctrl Z, voglio cominciare da qua, perché qui ho la parte della fiancata, comincio in quest'area. Se osservate qui sotto avevo sempre il mio cursore verde che mi insegue per ricordarmi qual è la posizione del clone. Quello che io ho fatto in questo momento è il clone su una parte della fiancata. Se io guardo in quest'area non ho niente, perché ho lavorato soltanto su un lato. Ritorniamo nel clone. Possiamo cancellare tutto. Anche qua vale la possibilità di tornare indietro, erase. Ok. Questa volta proviamo a attivare anche mirror. Mirror che cosa fa? Quando io faccio un paint su un'area, il paint viene ribaltato anche nell'area di fianco. Lo facciamo con un colore. Eccolo qua. Quindi questo è l'effetto del mirror. Utilizziamo il clone. Lo possiamo fare direttamente anche in questa area. Eccolo qua. Dopo utilizzeremo le maschere. Questa volta abbiamo da una parte e dall'altra parte, perché abbiamo attivato il mirror. Lui lo salva. Quando ritorno all'interno del file ho il fuoco fiancata. Posso introdurre la maschera. Questa volta lavorare, come abbiamo già visto, con il raggio, opacità, in questo caso abbiamo il mirror attivo. Io posso lavorare su un lato ma posso lavorare anche sull'altro lato. La stessa cosa. È importante per le parti simmetriche ricordarsi questo mirror. Se vogliamo clonare una parte dell'immagine, lavoreremo sul layer corrente, quindi current layer. Facciamo un clone, anche qui Alt, e riempiamo la parte che manca qui sotto. Piccolo, Alt.
Enter qua sotto, così passiamo all'opacità. Quando siete soddisfatti, uscite fuori dal comando. Questa è una modalità. L'ultima modalità di clone riguarda tutti i layer. Cosa significa? Significa, se io voglio clonare questa parte, vale a dire del base textures, direttamente qui non riesco, perché io ho attivo il layer corrente, quindi lui come sorgente ha soltanto la fiamma. Se voglio avere la sorgente su tutti i layer, devo attivare all layers, quindi io posso clonare qualsiasi parte sorgente della storia dei layer. In questo caso posso fare un click qua e vedete che cosa accade. Accade che lui fa la clonazione di quest'area, però giustamente la texture non è una texture tiles in tutte le sue parti, quindi viene rilevata in questo modo. Quindi la cosa migliore in questa situazione è lavorare attraverso erase o lavorare attraverso le maschere, perché comunque possiamo lavorare anche con erase e cancellare una parte. Osservate la dicitura layer mask cannot be erased, quindi non si può lavorare con erase, perché sulla maschera giustamente si disegna e non si cancella.